quella mattina io e mia cognata ci vestimmo e andammo da mia moglie. Facevo colazione insieme con lei al bar dell'ospedale, poi la lasciai. Me ne andai a lavorare. Dopo circa 10 minuti squillò il telefonino. Era il nome di mia moglie, era il numero soprattutto di mia moglie. Risposi con una trepidazione, ma sentivo solo delle voci e nessuno che rispondeva al mio pronto. Amore, pronto? Cercavo di riuscire a capire il perché di quella telefonata senza risposta. Fermai la macchina e mi si cellulare di veloce. Sentivo le voci di mia moglie e di mia cognata che dialogavano fra loro. Inavvertitamente una delle due aveva premuto il tasto di chiamata. Ascoltando il dialogo tra le due sorelle, appresi maledettamente la verità di quello che era successo fra me e mia cognata. Le due sorelle si erano messe d'accordo fin dalla prima volta in discoteca su quello che doveva succedere. E così capii perché da 10 e oltre non facevo l'amore con mia moglie. Restando in astinenza, c'era più probabilità che potesse succedere quel che poi avvenne: prima ballando con mia cognata, con lo sfregamento del ventre, poi al bagno, e l'indomani mattina la sua mancanza da casa per permettermi di continuare quello che avevo lasciato la sera prima. Insomma, avevo architettato tutto, un piano diabolico, solo per soddisfare la voglia e il desiderio di avere un figlio. E allora perché usarmi senza dirmi niente? Ero distrutto, volevo reagire tornando subito in ospedale, poi pensai di escogitare un piano per fargliela pagare. Quel giorno durante il lavoro tanti pensieri occuparono la mente per escogitare il mio piano, ma tutti sfociarono alla fine in un solo risultato: di stare al loro gioco e di comportarmi di conseguenza. La sera al ritorno dal lavoro passai in ospedale a trovare mia moglie e per prendere mia cognata per riportarla a casa. Mi sforzavo di reggere quella parte, ma ci riuscii egregiamente. Dopo una mezz'ora insieme dissi che ero stanco e desideravo tornare a casa, fare una doccia e andare a dormire. Così dopo un po' salutammo con mia moglie e andai a casa con mia cognata. Avevo comprato una bottiglia di champagne, ma stavolta avevo deciso di spassarmela con mia cognata a modo mio e non sentirmi più un vile per quello che era già successo fra noi. Arrivati a casa, entrando in cucina, gli dissi: metti questa bottiglia in frigo, stasera voglio festeggiare. Alla sua risposta: a cosa festeggiamo? Gli risposi: te lo dico dopo, adesso vado a farmi una doccia, preparami qualcosa di buono perché ho tanta fame.